Pace bene cari amici delle missioni, oggi sta con me un frate francescano missionario, chi è? Padre Tullio, molti di voi mi conoscono, per me è un piacere essere qui con Dario per salutarvi e ricordare le missioni. Questa giornata anche del Buon Pastore è bello ricordare e pregare per tutti coloro che danno la vita nella missione, la loro vocazione missionaria, ricordarvi e pregare per loro. E un grazie anche dell'aiuto concreto, della vicinanza, della preghiera che avete fatto per me al Signore. Come vedete sto abbastanza bene adesso e siamo qui con Dario per mandarvi questo saluto. Padre Tullio, ma credo che non tutti conoscano la sua storia missionaria. Adesso stiamo a Brescia, ma tanti anni dove lavorava prima? Sì, io sono stato per 17 anni in Cile. Ho fatto 3 anni su a Copiapò nel deserto d'Atacama, poi nel sud a Curicò, parrocchia, casa formativa e tanti poveri che ci circondavano, tanta gente buona che lavorava nei campi, abbiamo aiutato tanto, tuttavia ci sono ancora 8 frati, italiani più o meno tutti quasi, un indonesiano, un spagnolo, un rumeno e gli altri sono italiani. Caro padre, che potrebbe dire ai frati del nostro ordine, forse questi frati che stanno nella formazione sulla vocazione missionaria, vale la pena? Sì, io penso che per noi francescani e per tutta la Chiesa universale direi che la vocazione missionaria è una realtà molto importante. Qui in Italia siamo abituati a vedere tanti frati, tanti sacerdoti, tante religiose. In missione la situazione è molto diversa, no? C'è tanta gente che ha bisogno di sentire una parola, di essere accompagnata, un conforto, un aiuto concreto anche per potersi comprare le medicine, per potersi comprare le cose che servono tutti i giorni per andare avanti, no? Concretamente senza voler cose particolari, però il pane, il formaggio, i fagioli, il latte, le cose che servono per la vita e a volte ci sono famiglie anche numerose o anche ragazze madri magari con 2 o 3 figli e è solamente la mamma che deve occuparsi dei figli e preoccuparsi della casa, dunque c'è bisogno, è bello essere missionari, spendere la vita per il Vangelo e per i più poveri, dunque avanti anche ai giovani in formazione per la missione. E prima di finire vorrei invitarlo di giocare ping pong. Io dico una parola e tu, Tullio, risponderai lo che ti viene alla mente, ok? Con un'altra parola. Esattamente. Perfetto. Cile. Frati. Frati. Oh, bene. Brescia. Santuario. Tua squadra preferita d'Italia. Il Milan. Milan, non Inter? No, Inter è Cristian. Ok. Cristian Borghesi. Mucho más. Matteo, sì. Frati cileni. San Francesco. San Francesco, la pace. Padova. Padova, San Antonio. La tua frutta preferita? I kiwi. Kiwi. Benissimo. E ultimo messaggio, però ora in spagnolo, para los que lo quieren mucho en Chile. Muy bien, queridos hermanos. Franciscano, hermano de orden y también toda la persona que quiero mucho, tengo mi corazón, recuerdo mucho Chile y toda la belleza de la cultura, de la historia, de la realidad chilena. Por eso lo tengo en mi corazón, mucho cariño a todos ustedes, un abrazo bien apretado y muchas gracias por todo, ¿no? Y también con la sangre mapuche que ahora está en mis venas. Pero olvidé una cosa. ¿Qué pasa? Aquí. En este convento de Brescia mi parece que hay un corredor misionero, porque ¿quién está contigo aquí? Ah, el padre Enrico, que también ahora yo creo que todavía se está levantando, son las 9:10 de la mañana. Mía. Sí, porque tiene algún problemita, pero está bien, contento, corre para acá, para allá, por el convento cuando está despierto, pero a la mañana se queda un poquito más por su enfermedad. Entonces, saludamos a todos los hermanos en Chile, los chilenos, también de parte de Padre Enrique, que lo quiere mucho también él. Ok.
Saludos. Muchas bendiciones. Pasi ciao, bien, ciao. Pasi bene. Bien. Cari amici, dopo la intervista, Padre Tullio mi ha detto una cosa, che lui ha il sangue mapuche. Com'è quello? Perché nel 2021 ha avuto un linfoma al sistema nervoso centrale, un tumore al sangue, e ho dovuto fare la pulizia di tutto il sangue, dunque mi hanno tirato via il sangue italiano, azzerato tutto e messo il sangue mapuche cileno. Allora ho il corpo italiano, il sangue mapuche, insomma è un disastro. Il cuore è lì metà e metà. Ok, va bene, pulsa tra una parte da il latte, il latir, non okay. Del corazon. Adesso davvero ciao.